È un mutamento fortissimo. In parte l'approccio nostro non deve essere pregiudiziale, ma deve fare in modo che questo mutamento sia complessivo, reale e bilanciato. Ecco, mi spiego. Noi, Alessi ha ricordato quella fase degli anni Ottanta. Noi abbiamo praticamente perso nella storia della Repubblica tre occasioni in passato. La prima occasione, quella della ricostruzione, quando il paese è stato spaccato in due, ma è un'occasione che abbiamo perso perché c'era uno scontro nel mondo tra est e ovest e questo ha spaccato fortemente i partiti che erano più vicini al mondo del lavoro e ha spaccato le organizzazioni sindacali, per cui la ricostruzione del nostro paese ha determinato un miracolo economico, ma un miracolo economico fragile perché si era costruito, diciamo, con molte contraddizioni, con molti problemi. Ricordo semplicemente che 1984-85 è stato un anno fondamentale del nostro paese. Noi abbiamo fatto tre grandi cose. Abbiamo ridotto l'inflazione era oltre il 20% e aveva creato delle condizioni irripetibili. Molti lo hanno dimenticato, ma allora era nel mondo la quarta potenza industriale. Ahimè, se vediamo oggi, non per fare nostalgici, ma vediamo qual è la sproporzione tra quella che è la realtà, che in questi ultimi 20 anni ne abbiamo commessi di pasticci. Il federalismo è stata una tragedia perché ha reso più ingovernabile il paese, ha aumentato la conflittualità tra Stato centrale e regioni, comuni e province. E ha portato a uno sperpero di risorse, basta leggere i giornali, e ha portato a un aumento incredibile della pressione fiscale sui singoli e sulle imprese. Pensiamo alle addizionali, che sono diventate un meccanismo che non ha tetto e che ha finito per indebolire il nostro paese. E quindi abbiamo bisogno di cambiare. Lì la colpa ci metto anch'io perché io ho votato allora la riforma del titolo quinto, quella è stata una cosa sciagurata. Una delle cose che mi ha fatto sempre paura, io sono sempre per sfidare, per cambiare, non per conservare, è che quando si parla di riforme, qualunque riforma si faccia, c'è una teoria in economia. Il bell'altrismo. Quando ero ragazzo, in quei calzoncini corti, sentivo dire del sindacato e degli imprenditori le cose che sento dire anche oggi. Quindi bisogna utilizzare, e quindi il metodo. Io non ho mai pensato che una legge di per sé crea un posto di lavoro. Ora, Jobs Act c'è. Ha degli elementi positivi e utili che noi non li ricordiamo perché va verso una semplificazione delle tante forme che ci sono, va verso l'estensione timida ma di alcuni diritti a chi non li ha tra i precari, individua una strada per vedere di affrontare i problemi di un lavoro che possa diventare un lavoro a tempo indeterminato. In America il sindacato dell'automobile, che appartiene sempre stato di sinistra, per evitare che la Chrysler chiudesse, ha negoziato 5 anni dove si è impegnato a non fare nemmeno uno sciopero. Ha negoziato che le paghe venissero ridotte e ha messo una parte dei fondi perché venissero utilizzati per permettere all'azienda di rimanere in piedi. Certo, non è che si è fidato del suo interlocutore,
ha chiesto giustamente di poter controllare, di poter avere nel consiglio di amministrazione dei propri rappresentanti che verificassero che quelle cose non andassero sprecate. Quindi anche questo bisognerebbe spiegare al nostro paese. Se si chiede di fare delle rinunce, io devo essere tranquillo che quelle rinunce vadano nella giusta direzione. In Germania, uno si domanda, ma com'è possibile che la Volkswagen cresce? È una delle fabbriche che riesce a battere i giapponesi, che riesce a essere presente nei mercati, eppure ha delle maglie alte rispetto a noi. Il sindacato negozia perché c'è la partecipazione, c'è una forma di codeterminazione, si discute quali sono, e c'è sempre un aspetto e una politica in base alla quale non è che si chiede solo più salario, ma si chiede anche nuove assunzioni alla Volkswagen, e anche con una flessibilità che ha negoziato il sindacato. Non è che gliel'ha fatto la legge, ha utilizzato la legge per dare delle forme di flessibilità.